Siamo qui con uno dei rider di Foodora a cui chiediamo come avete intenzione di proseguire la mobilitazione adesso che di fatto l'azienda si è sottratta dal confronto con voi e ha rifiutato di incontrarvi. Sì, ciao a tutti, domani, domenica 16 ottobre, saremo in Piazza Castello a manifestare contro questi manager di Foodora che a tutt'oggi non hanno ancora dato una risposta esaustiva e non si sono presentati al tavolo delle trattative per cercare di migliorare le nostre condizioni e cercare di venirci un po' incontro. Quindi domani saremo appunto in Piazza Castello con anche alcuni rider di Milano. Faremo una breve presentazione di quello che stiamo combattendo, che comunque si tratta di una manifestazione contro il precariato in generale, quindi che arriva anche da altre realtà, e faremo un presidio lì e ci sarà anche la possibilità di fare un piccolo corteo e andare a fare informazione, divulgare appunto il messaggio anche un po' in giro per Torino. Quindi l'invito è rivolto non solo ai lavoratori di Foodora, mi dicevi, ma anche ad altre realtà, state cercando di intercettarle. Esatto, sì, ma queste alle realtà più disparate. In realtà vogliamo comunque coinvolgere tutti i lavoratori o quelli che hanno lavorato in una realtà di sfruttamento e di precariato come la nostra. E so che ieri avete avuto un incontro anche a Milano con i rider di Foodora, vuoi dirci due parole su questo? Sì, allora l'incontro di Milano è avvenuto perché era, diciamo, nella nostra agenda, ne abbiamo approfittato anche per cercare di intercettare i manager agli uffici di Foodora di Milano, che sono poi gli uffici principali di Foodora Italia. Ma abbiamo trovato le serrande chiuse proprio per abbiamo scoperto poi da alcuni rider di Milano che le serrande erano chiuse per evitare l'incontro con noi, quindi questo fa un po' capire la codardia di questi personaggi che ancora oggi si rifiutano di dialogare con noi. Abbiamo fatto un'assemblea sempre in tema precariato, sempre in tema di Foodora. L'abbiamo fatta con alcuni curiosi lì presenti in sala e l'abbiamo fatto anche con dei rider che si sono dimostrati molto interessati e vogliosi di continuare questa protesta anche lì. Molto bene, allora sicuramente ci vediamo domani. Grazie, vi aspettiamo numerosissimi. Ciao. Ciao.